What's up guys, qui è il vostro Naked che vi parla ragazzi. Siamo tornati con un nuovo video. Signori, oggi video dedicato allo scatto, allo sprint, alla corsa, alla velocità del giocatore. Ovvero faremo qualche test per capire come muoversi il più velocemente possibile. Quindi video dedicato allo scatto. Allora, prima di iniziare ragazzi, vi faccio vedere un'impostazione che è cambiata, che appunto è riferita a quello che andrò a parlarvi oggi in questo video, ovvero lo scatto automatico, perché adesso il gioco ci dà la possibilità di scegliere come lo vogliamo questo scatto. Ovvero no, è il classico, quello che c'è stato fino ad ora, cioè nel senso che lo scatto avviene solo esclusivamente attraverso la doppia pressione del tasto L3, l'analogico sinistro, oppure scatto automatico, ovvero bisogna tenerlo premuto il tasto per effettivamente continuare a correre più velocemente. Quello secondo me è un po' più scomodo in realtà. Invece l'ultimo ragazzi, lo scatto tattico automatico, ovvero basta solo indirizzare in avanti l'analogico e il personaggio scatterà automaticamente. E l'opzione ragazzi che sto utilizzando adesso, ahimè, perché il mio SCAF ha deciso di demolirsi il tasto dell'analogico proprio in questi giorni. Infatti la sto optando proprio perché mi capita mille volte di schiacciarlo anche con prepotenza, ma niente da fa, non scatta, quindi mi ciucciano in velocità e io mi incazzo come una bestia. Quindi lo sto utilizzando e devo dire che non mi trovo neanche in realtà molto male, perché comunque mi muovo sempre spesso e veloce, quindi in realtà è un'opzione molto valida. Ma andiamo al video, o meglio andiamo al test. Ok guys, partiremo con il test senza niente di particolare, solo arma. Faremo fin da subito il primo scatto, come state appena vedendo, eccezionale, corsa incredibile, Usain Bolt. Ok, questo video ragazzi è chiaramente dedicato a tutti, sia soprattutto, se devo essere sincero, a chi sta muovendo diciamo i primi passi su questo gioco, perché voglio farvi vedere una cosa. Come ve ne siete appena accorti, non sono più scattato, non ho più alzato l'arma, ovvero lo scatto tattico, 26 secondi. E come avete appena notato ragazzi, sono scattato solo ed esclusivamente una volta, e adesso vi farò vedere il perché. Quindi misto scatto, misto scivolata, perché la scivolata annulla la ricarica dello scatto, come potete vedere. Io nel momento in cui scivolo, rischiaccio e riparte. Se non facessi una scivolata, il personaggio, il giocatore, rimarrebbe con la corsa normale senza mai scattare. Quindi dovete sempre abbinare la corsa alla scivolata, 25 secondi, un secondo bello preciso. Adesso ragazzi saliamo a livello successivo, perché c'è un altro trucchetto, ovvero tenersi il coltello come seconda arma, perché si parte col coltello, chiaramente la corsa è più lunga di base, più veloce, si scivola, si switcha subito l'arma, si riscivola, si switcha il coltello, tutto questo processo viene ancora molto molto più veloce. E questo è un trucchetto che ho scoperto nel tempo, che non sapevo. Come potete vedere, 24 secondi, abbiamo risparmiato ancora un secondo, due dallo scatto normale senza la scivolata. Eccezionale. Quindi ragazzi, provate anche voi a abbinare spesso la scivolata con la corsa, perché è il miglior modo per spostarsi in modo veloce, e ve ne accorgerete ragazzi, perché se non scivolate non ripartirete mai in velocità. Quindi è un gesto, cioè la scivolata, che bisogna sempre fare per scappare in modo fulmineo. Quindi ragazzi, il video termina qui, noi ci vediamo al prossimo video, fate i buoni, bella.